Prima di passare la parola alla dottoressa Matassa, che è in linea, che non so se mi sente. Dottoressa, mi sente? Forse non si sente, vediamo se possiamo. Volevo dire che la denuncia appunto dell'associazione Noventra, scusate, dell'associazione L'altra Zampa, è assolutamente sovrapponibile, ma lo dico con cognizione di causa, assolutamente sovrapponibile a quanto è stato accertato dal commissariato di polizia un anno prima e da quanto è stato accertato dal Ministero della Salute e dalla Task Force. Cioè, se prendiamo questi tre fascicoli, li mettiamo a confronto, vediamo che vengono denunciate le identiche cose. Quindi questa è una cosa che io non dico perché lo dico io, lo dico perché ci sono le carte che parlano. Detto ciò, è necessario anche dire che il Ministero della Salute non è a conoscenza, quando fa l'ispezione, dell'esistenza di un precedente procedimento. Quindi viene denunciato il fatto dall'associazione L'altra Zampa, che deposita contestualmente una copia in procura, una copia la invia al Ministero. Il Ministero ci chiede di conoscere ulteriori informazioni in merito, decidono di fare l'ispezione. Ovviamente con nulla osta della Procura della Repubblica scendono, fanno le ispezioni e sequestrano entrambe le strutture. E noi non abbiamo avuto subito modo di poter vedere le loro relazioni, ma oggi abbiamo avuto modo di vedere che quanto da noi era denunciato era forse veramente la punta dell'iceberg, perché c'era molto dell'altro, perché comunque da quello noi abbiamo denunciato pure, perché da tutta una serie di cose abbiamo evinto che c'era responsabilità da parte dei responsabili del comune, dei comuni, dell'ASP. Abbiamo anche evinto tutta una serie di reati come omissioni. Senti? Sente? Abbiamo evinto appunto una serie di reati, abbiamo denunciato una serie di reati come l'omissione di atti d'ufficio, come il falso in atto pubblico, come reati ambientali, reati edilizi, reati nelle autorizzazioni, cioè reati nel rilascio, in relazione al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, perché sono state prodotte anche dei documenti che non sono conformi, per esempio la piantina planimetrica del rifugio di San Giovanni Galermo, depositata alla regione ed è stato oggetto della procedura di rilascio dell'autorizzazione, e risulta assolutamente difforme. E su questo faccio un inciso, dopodiché passo la parola. La Procura della Repubblica ha fatto fare una consulenza di parte a un proprio ingegnere, piuttosto che darla ad uno dei veterinari, ma in effetti il suo requisito era: accetti l'ingegnere la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla legge, nonché anche la sussistenza dei requisiti edilizi, eccetera. Bene, l'ingegnere dà atto nella relazione che la piantina planimetrica depositata dalla regione è assolutamente difforme dal rifugio di San Giovanni Galermo. Fatto denunciato, ovviamente noi non lo sapevamo, ma fatto denunciato dal commissariato di polizia e denunciato anche dal ministero, perché il ministero, ci tengo a dirlo, oltre ad avere delle competenze veterinarie, hanno anche delle competenze di questo tipo, di carattere amministrativo, perché conoscono assolutamente bene tutte le normative e poi chiaramente di ogni regione, perché ogni regione ha la propria normativa. A questo punto, dottoressa Matassa, io le passo la parola. Non so, le chiedo intanto di dirci appunto che cosa vuole aggiungere a quello che è stato detto finora, e se ritiene appunto di, diciamo, di aggiungere qualche altra cosa, ecco, di introdurre qualche altro argomento. Ecco. Sì, buon...
E allora, intanto, buongiorno e grazie per aver invitato anche il Ministero a questa conferenza. E, io sono intervenuta tardi, quindi non ho potuto ascoltare tutto quello che è stato detto finora, ho sentito soltanto parte dell'ultimo intervento. Quello che volevo aggiungere nel merito è che sicuramente noi siamo intervenuti ovviamente con confermo dopo aver concordato con la Procura della Repubblica di Catania, abbiamo chiesto sapendo che c'era appunto una denuncia pervenuta anche a loro, abbiamo chiesto nulla osta alla Procura per poter intervenire, quindi non sapendo appunto quali fossero gli esiti di e se ci fossero state già precedenti indagini. Quello che abbiamo riscontrato, l'abbiamo scritto, e quello che era a nostro avviso grave, per cui abbiamo ritenuto in scienza e coscienza da funzionari pubblici, da medici veterinari e da ovviamente collaborazioni con NAS, quindi con la forza di polizia come polizia giudiziaria, abbiamo ritenuto in quel momento di dover mettere in sicurezza gli animali, perché era il nostro preciso dovere evitare che il reato arrivasse alle estreme conseguenze, quindi il nostro sequestro era un sequestro preventivo proprio finalizzato alla tutela degli animali. Chiaro che poi la magistratura, il tribunale del riesame ha ritenuto di dover sequestrare, quindi io ho piena fiducia nella giustizia, credo che comunque la magistratura di Catania andrà a fondo a questa situazione, sono sempre più sono fermamente convinta nella giustizia italiana, insomma credo che i nostri giudici abbiano tutte le carte a questo punto per poter valutare meglio di noi, io sono un medico veterinario, quindi chiaramente ho valutato quelle che erano le condizioni degli animali, ho fatto un accertamento di tipo amministrativo ovviamente, quindi dalle carte abbiamo riscontrato delle anomalie e quindi credo che la magistratura abbia tutti gli elementi per poter poi fare le sue giuste valutazioni e siamo tutti fiduciosi effettivamente nella giustizia, abbiamo bisogno di riaffermare la legalità in questo paese nell'interesse non solo degli animali ma anche dei cittadini, dei cittadini onesti che giustamente a volte pensano che per gli animali si spendano troppi soldi, in realtà i soldi non vengono sperperati per gli animali ma vengono spesi per altri scopi, quindi gli animali sono soltanto un pretesto per sulla cui pelle poi vengono spesi soldi pubblici in maniera non corretta, quindi auspico che anche chi non ama gli animali o non si prodiga come noi nei confronti degli animali lo faccia anche per proprio un senso di giustizia e di rispetto della cosa pubblica. Voleva aggiungere qualcosa anche il dottor Santucci, se permettete, così il responsabile dell'ufficio sesto della mia direzione generale. Buongiorno a tutti, ho risposto anche dalla parte del dottor Borrello che è direttore generale. Io personalmente sono entrato in corsa da poco, meno di un mese, quindi probabilmente alcune problematiche non entro in merito. Invece mi piacerebbe capire diciamo, il contesto di questa riunione per cercare di capire quali sono anche le finalità pratiche. Probabilmente non abbiamo avuto tempo con la stessa Matassa di parlare di questa riunione, però mi piacerebbe sapere chi sono chi sta intervenendo in questa diciamo, riunione e qual è soprattutto lo scopo, perché come diceva la dottoressa Matassa, noi siamo una parte della società centrale che fa degli interventi. Degli interventi che non sono per nulla sostitutivi, non sono per nulla sostitutivi di quelli che sono i compiti su determinate competenze che sono esclusive della regione ed esclusive chiaramente dei servizi veterinari. Poi è chiaro che
ogni azione del singolo individuo viene contestualizzata anche dal punto di vista giuridico e dal punto di vista legale. Credo che la task force, diciamo, che lavora insomma su tutto il territorio nazionale sulla base di segnalazioni, però probabilmente credo che anche i servizi veterinari devono poter locali, non so se c'è qualche rappresentante dei servizi veterinari locali, è giusto che si senta anche, abbiano la possibilità di dire cosa ne pensano rispetto a queste problematiche, che come diceva la dottoressa Matassa sono problematiche che sono legate squisitamente alla tutela del benessere degli animali e non alla spartizione di poteri, sia esso di tipo economico che di tipo amministrativo. Quindi se gentilmente vi fate un riassunto molto brevemente, in maniera tale che io possa prendere atto del contesto di questo confronto che si sta facendo oggi. Grazie. Allora, salve, buongiorno, intanto la ringraziamo per il suo intervento. Io sono Irene Rizzo, sono una delle volontarie nonché dell'ufficio legale dell'associazione L'Altra Zampa che ha dall'inizio seguito questo caso. Le volevo innanzitutto, ovviamente lei giustamente dice non conosco bene di qual è la situazione, questa conferenza ha proprio lo scopo di portare alla luce la situazione che c'è in Sicilia per quanto ci riguarda. L'intervento della Task Force è stato richiesto proprio perché l'associazione aveva e ha denunciato, quindi ci tengo appunto a dirlo, ha denunciato non solo il gestore del canile ma gli organi deputati al controllo, quindi le ASP di Catania nonché i comuni convenzionati, perché noi abbiamo appunto visto o comunque abbiamo pensato che effettivamente mancava un controllo, comunque non è stato adeguatamente svolto, per cui l'intervento del Ministero della Salute è stato proprio per verificare come erano realmente le condizioni del canile, che per tutti, almeno per quanto ci riguarda dalle carte, in tutti gli anni precedenti pare che insomma non siano emerse anomalie da parte dell'ASP e neppure anomalie da parte del comune di Catania o dei comuni convenzionati. Dico sempre secondo le carte, pare che immediatamente dopo l'intervento del Ministero della Salute l'ASP abbia fatto due richieste di diffida inviata ai due comuni di Catania ed Adrano, ai sindaci, chiedendo ad entrambi di diffidare immediatamente l'associazione gestore del canile a pena di ritiro e revoca delle autorizzazioni. Nel canile di San Giovanni Galermo sono state emesse ben 17 prescrizioni, nel comune di Adrano ben 23. Su queste prescrizioni ci sono, ma ripeto, io le parlo con le carte in mano, su queste prescrizioni pare che addirittura su San Giovanni Galermo l'ASP di Catania richiede l'immediato ripristino dei luoghi rispetto all'origine autorizzata. Quindi stiamo parlando che questo canile è stato modificato. E allora la nostra domanda è: considerato che l'ultimo intervento dell'ASP dovrebbe essere, ecco perché lo fanno ogni anno, nel 2013, ci risulta essere stato fatto 6 mesi prima dell'intervento della task force. In 6 mesi cos'è successo? Cioè, le nostre domande a cui noi vogliamo semplicemente che ci rispondano in una sede opportuna, come dice lei giustamente, tutte le parti, tutte. Ma in questo momento, se si richiede un'archiviazione, che risposte mai potremmo avere? Cioè, che possibilità possiamo avere noi di andare in giudizio e capire effettivamente cosa è successo? Come mai a distanza di soli 6 mesi si richiedono addirittura delle prescrizioni con l'immediata l'eventuale revoca di autorizzazione? Quindi prima tutto bene, poi... E questa è la nostra domanda a cui vorremmo una risposta, ma ripeto, comuni e ASP competenti e deputati al controllo, perché lì dentro ci sono soldi pubblici.
pubblici e ci sono i nostri animali. Questa è stata la posizione dell'associazione L'altra zampa, per cui noi speriamo appunto di avere delle risposte. Sì, signor direttore Santucci, credo, ho capito bene. Sì. Io sono l'avvocato Cipolla, mi sono occupata proprio della denuncia insieme alla collega. Io innanzitutto volevo dire che questa di oggi è una bellissima opportunità e la ringraziamo per essere presente e mi permetta di poter dire che qui ci sono presenti diverse testate giornalistiche, sono state convocate dal Movimento 5 Stelle, dal deputato Paolo Bernini e dalla deputata Grillo, dalla deputata regionale Angela Foti, perché abbiamo sentito, tutti hanno sentito la necessità di intervenire. E io sento adesso la necessità di dire che grazie alla Task Force, noi dobbiamo dire sempre grazie alla Task Force e benedetta la Task Force, e speriamo che la Task Force possa avere sempre più poteri e possa venire a risolvere in maniera definitiva i problemi della Sicilia. Abbiamo una situazione di emergenza, non sappiamo più a chi rivolgerci, dobbiamo utilizzare le televisioni, i giornali per farci sentire, la Procura della Repubblica, nessuno vuole attaccarla, ma dobbiamo fare capire alla Procura della Repubblica che quelle giustificazioni da parte di un indagato che dice di essere vittima del sistema e invece continua a fare convenzioni con i comuni, queste cose devono essere portate alla ribalta. La Procura della Repubblica giustamente ha ritenuto di fare una determinata richiesta, ma queste stesse argomentazioni non sono state poste al vaglio sulla base anche di altri elementi che noi adesso vogliamo portare alla luce. Allora, la Task Force è qua, noi abbiamo bisogno non soltanto della stessa Task Force, ma anche di ulteriori, e io spero questo, che la Regione Sicilia ci senta e anche il Ministero possa fare delle piccole unità in ogni singola regione, perché attraverso loro possiamo risolvere veramente i nostri problemi. Noi siamo qua per dire aiutateci a dare un segnale forte, perché se questa denuncia, questi canini dovessero essere effettivamente restituiti in maniera definitiva al gestore e se dovesse essere assolto, credetemi, tutti i volontari, tutte le associazioni che crederanno che in questa terra non c'è più niente da fare e che vedranno morire i propri animali. Io tra l'altro, come avvocato, mi sento anche di dire, di sperare che da questo le associazioni possano mandare quanto più segnalazioni proprio alla vostra task force, perché molti non lo sanno. Allora pubblicizzate i vostri poteri, pubblicizzate le vostre funzioni, ditelo chi siete, ditelo. Io ho visto degli ispettori in gamba, ispettori che sono stati veramente oculati, precisi, non hanno... Io ho visto la relazione conclusiva che è stata inviata alla Procura della Repubblica, è eccellente, nei minimi dettagli, è un lavoro spettacolare. Io non ho mai visto nulla di simile in 15 anni che lavoro, niente, mai una volta. Scusate se è poco. Il nostro, peraltro, io ci tenevo anche a precisare un'altra cosa, che noi siamo qui anche perché, ahimè, vogliamo anche capire perché a Catania, non so, dico, è un nostro dubbio, ma a Catania abbiamo forse troppe richieste di archiviazione per maltrattamenti. Noi abbiamo spesso dei contatti con la polizia che interviene in gravi sequestri. Sono stati, ne faccio uno, insomma, ne cito uno a caso dove l'associazione è stata presente, sono stati sequestrati dei cani, insomma, ad un negozio, non faccio il nome, ma dei cani veramente in condizioni pessime, pietose, degli alani che non stavano all'impiedi, non si reggevano all'impiedi, che venivano utilizzati per riprodursi e quindi vendere i cuccioli, in totale assenza di autorizzazioni, questi cani lasciati lì allo stato d'abbandono in piccole celle insieme alle urine, eccetera. Bene, anche lì non si capisce come, non
c'è il maltrattamento. Allora noi siamo qui a chiedere cosa abbiamo, due Italie e quindi due modi differenti di interpretare la legge, perché qui non ci sono interpretazioni. Esiste un reato che è previsto dal 544 ter nonché dal 727 del codice penale. Allora vogliamo capire noi oggi perché, diciamo, e qui abbiamo anche fatto, insomma, sono state fatte, scusate, delle interrogazioni parlamentari, poi insomma vi spiegheranno meglio, delle interrogazioni parlamentari proprio per capire com'è possibile che non riusciamo ad avere dei casi eclatanti, di almeno dei giudizi, non dico tanto dei precedenti, ma dei giudizi, cioè non si arriva al giudizio.